Come stai vivendo te la tua parte dopo queste prime serate? Ma è il musical non è una forma di spettacolo scoperto, ma è uno sport estremo. Per cui a me, se un anno fa mi avessero detto: guarda, l'alternativa è che vai, che ne so, ti siedi in Senato o vai a fare uno spettacolo al Sistina Qui Canti, avrei pensato che, insomma, sarebbe stato più normale andare a finire in Senato, cosa difficile. Per cui sto vivendo una specie di pazzia totale, insomma, l'idea di cantare dal vivo. Tra l'altro, cantare dal vivo è diverso da cantare con un insegnante, perché cantare dal vivo, siccome la musica, ho scoperto che non è che ti aspetta. Cioè, quando uno fa prosa e si dimentica qualche cosa, in qualche modo si ferma, ricorre a un compagno che ti dà una mano, si inventa una cosa, la musica invece continua, ti giudica, ti fa sentire un verme. Mi è successo qualche sera fa di avere attaccato, neanche ho stonato, è stato peggio, perché ho attaccato proprio una strofa completamente diversa. Ho sentito la musica che si imbizzarriva, è una solitudine che faccio fatica, cioè che chi non sa. Poi ho chiesto a cantanti anche veri, a tutti è successo, anche a autori delle proprie canzoni, di dimenticarsi le parole. Però ecco, quella roba lì è una cosa che non mi dimenticherò mai più in vita mia, il senso proprio di vergogna e di bofonchiare un la 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 per portarla a casa, è stata una cosa che non mi dimenticherò mai di queste repliche, insomma. Beh, Senti, quanto ti stai divertendo? Se ti stai divertendo, a parte la fatica, che immagino. no, la fatica è tanta, perché il mio ruolo è dall'inizio, insomma, in qualche modo mi porta appresso tutto il carrozzone, però ci sono delle zone dello spettacolo in cui evidentemente ci si diverte tanto, insomma, credo che sia qualcosa poi, tra l'altro, che assomiglia al rapporto tra i personaggi. I personaggi sono più o meno amici che, insomma, si ritrovano a fare una cosa che è obiettivamente molto anomala, e in qualche modo questo succede anche a noi come attori, che abbiamo molto legato, per cui credo che questo arrivi al pubblico, cioè che sono delle persone che si trovano in una situazione un po' anomala, raccontare una storia con la musica e con le canzoni, e soprattutto a, come dire, costruire e andare verso uno spogliarello, che devo dire la verità, era la cosa che all'inizio mi preoccupava di più. Facendo lo spettacolo è quella che mi preoccupa di meno, perché c'è talmente tanto spogliarello prima, diciamo, vero, reale. Cioè, cantare è una cosa che ti denuda molto di più e ti espone molto di più, almeno a me, che poi togliermi un perizoma. Anzi, quello mi fa anche ridere, perché poi ci divertiamo e ci mancherebbe altro. Insomma, quella è una festa, poi sta finendo lo spettacolo, ce l'abbiamo fatta. Per cui quello che vivo io personalmente è che la forma di nudità più grande è prima dello spogliarello. Naturalmente consiglio di vederlo fino in fondo, insomma, sperando che No. funzionino bene le luci. Sì, funzionava bene, perché questo 3 volte che Non sono eri a visto in. Civitavecchia allora. No, ero a Civitavecchia, Accidenti, ma. che questa è stata la reazione. Lo so, ma ero un po' lontana e quindi Ok, non ha ti sei fatto salvata male. dalla Vabbè, mi sono platea lì. salvata, io vabbè. Va bene, vuoi dire No, il altro? sogno che Aspetta, io credo, il sogno, credo che chissà se mai succederà, è che io quello che pensavo all'inizio dello spettacolo era che a un certo punto il pubblico diventasse un personaggio, cioè il pubblico del teatro, per esempio Sistina, diventasse il pubblico dello spogliarello. Cioè Sì. che, ok, però è anche vero che ci siamo detti che se noi cantiamo mentre balliamo non c'è spazio. Io sono convinto che se noi uscissimo e facessimo una cosa del genere, si accenderebbe quella roba lì e sarebbe anche, credo, liberatorio per il pubblico. Io da spettatore mi divertirei a fare lo spettatore di uno spettacolo e poi a diventare il personaggio di uno spettatore di uno spettacolo dentro lo spettacolo. Quella è la cosa che mi auguro succeda a un certo punto, insomma, anche se andrebbe costruito un minimo di spazio, perché cantando effettivamente impedisci alle persone di lasciarsi andare. Poi il pubblico adesso è sempre più un pubblico, mi è abituato alla televisione, per cui l'interazione è qualcosa che un po' appartiene meno al modo di fruire di una storia, per cui, insomma, hanno un po' un telecomando in mano. Invece, cioè, noi stiamo là, il nostro tempo è quello loro, se ci vogliono tirare delle patate lo facessero, o urlare. Il pubblico bene o male sta lì, guarda, ride, invece alla fine il pubblico può dire, può fare, leva scena del culo e cose, insomma, quello sarebbe. Chissà se succederà. Immagino. Io punto molto sulla provincia italiana per far succedere questo. Do Fantastico. appuntamento a Aosta. Oh, A Aosta daremo tutto.
Che ti volevo dire? Ma hai trovato una differenza fra nel coinvolgimento del pubblico di Full Monty rispetto a quello di un altro spettacolo, magari sempre commedia, che ti sei trovato a recitare? Guarda, è veramente un'altra cosa, nel senso che raccontare una storia che ha come tappe delle canzoni è un'esperienza che o la fai o non lo sai, insomma è evidente che il coinvolgimento è diverso, è evidente anche, mi sembra, che il pubblico sia diverso, seppur io ho un rispetto totale per qualsiasi forma di pubblico che viene, paga il biglietto, è un ospite e uno gli dà tutto quello che c'ha dentro. Certo, ci sono dei momenti dello spettacolo che sono veramente estremamente trascinanti. Credo che una caratteristica anche di questo spettacolo sia che ci sono tantissimi piani, cioè a parte, come dire, le incresciose coreografie che facciamo noi attori, perché poi ci sono anche quelli bravi, i ballerini, e delle canzoni, anche lì è importante, ci sono due tipi di canzoni, ci sono gli attori che cantano, che sono una cosa, e poi ci sono Giovanna D'Angi e Gloria Miele, per esempio, che cantano, che è un'altra, credo che sia anche una forza dello spettacolo, questi doppio livello, cioè degli operai che cantano come Placido Domingo. Adesso non che io lo faccia apposta a cantare come canto, però, come dire, c'è una dimensione umana del canto che è, perché uno pensa che o sei stonato o sei un cantante, no, invece c'è tanto spazio in mezzo, ci sono persone che vanno a spasso con la musica e sono persone che hanno la loro voce e portano quella verità lì. Poi naturalmente uno nella vita non si mette a cantare una cosa al figlio con una scatola in mano, però mi piace quel dato di, come dire, di pulizia, cioè ci sono degli attori che cantano e poi le donne che sanno cantare. E poi c'è la prosa, cioè poi si racconta una storia, per cui sono tantissimi livelli a cui uno si accende, i colori di emozione, per male quando uno fa uno spettacolo di prosa, che sia una commedia o meno, è quella roba lì. Invece qui ogni sera ne succede una diversa, perché una sera uno si emoziona cantando, una sera si fa male mentre balla, una sera si incespica, una sera sbaglia la coreografia e immagina Bill Goodson che ti guarda bestemmiando, una sera poi ci sono anche zone in cui c'è molto margine in qualche modo di improvvisazione, perché comunque siamo un gruppo di cialtroni che stanno raccontando questa storia, per cui diciamo che da questo punto di vista i colori di emozione che dà un musical sono tantissimi, mai sperimentati da me. Ma ci sta una scena o due scene a cui sei particolarmente legato, in cui o ti diverti di più, sì, o sì, ti trovi più a tuo agio? Sì. Ma guarda, la scena, io infatti a Sergio Muniz glielo dico sempre prima di cominciare lo spettacolo, gli dico: non vedo l'ora di vederti, perché bene o male quando arriva il provino prima di Sergio e poi di Marco Serafini, io, come dire, ho fatto quei 40 minuti, rimanga da di noi, di bucio di culo, in cui ho cantato tre canzoni, ho portato tutti appresso, e quando arriva, quella è la scena che mi diverte di più. Ti siedi? Beh, mi siedo, so che ho 10 minuti di spettacolo in cui sto più tranquillo, in cui il pubblico si diverte tantissimo, ci divertiamo noi, sono veramente obiettivamente divertenti, insomma. Mi dispiace che non ce ne siano di più, io ne avrei fatte di più di... Era un'idea, tra l'altro, di Massimo, che mi aveva detto tanto tempo fa, che mi aveva detto che lui voleva ogni sera prendere uno dal pubblico, che sarebbe stata un'operazione piuttosto complicata e credo che sarebbe durato 9 ore lo spettacolo. Però era bella quella cosa lì, perché comunque... fare un provino in scena, a me piace molto il meta, a me piacciono i libri che parlano di scrittori, i film che parlano di gente che... Boris è la storia, sì, di quella roba lì, ecco, questa è la storia di gente, è uno spettacolo su un gruppo di persone che cercano di mettere su uno spettacolo, che nella fattispecie è denudarsi. Senti, ma nella vita reale ti hanno mai licenziato in tronco così? Ti è successa mai una cosa simile come quella che succede all'inizio di Full Monty? Grazie a Dio no. No, io faccio un lavoro anomalo e sono fortunato, però no, di cose così violente, brutali, e soprattutto che ti lasciano veramente con l'acqua alla gola, per tante ragioni, grazie a Dio non ne ho vissute, insomma. Però ecco, conosco persone, insomma, poi sono un cittadino, per cui mi interesso di politica, di quello che succede in questo paese, per cui ho molto rispetto e tatto rispetto, cioè ma immagino che cosa possa succedere a una persona che da un momento all'altro perde il lavoro e non ha i soldi per comprare i libri per i figli o peggio ancora, insomma. Da questo punto di vista Full Monty non cambia niente sostanzialmente, nel senso che è un'idea molto intelligente quella di raccontare una storia in un momento di crisi come questa, che riguarda degli operai o delle persone che comunque perdono il lavoro,
però siccome me l'hanno chiesto, ma questo spettacolo non cambia sostanzialmente nulla se non far passare 2 ore e mezza piuttosto allegre, comunque anomale a chi viene a vederci, che però secondo me non sono quelli che perdono il lavoro, ecco. Ecco, cioè, ho questa sensazione. Cioè, io sarebbe bello se, come dire, uno potesse far passare 2 ore e mezza a chi si trova in una situazione di disagio. Non mi è sembrato che fosse, diciamo, quello la tipologia di pubblico. Però chi lo sa, magari è Aosta. La provincia italiana. Esatto, noi puntiamo tutto su Aosta.